Ciao a tutti amici, buonasera. Oggi parliamo di coronavirus e lo facciamo presentando il nostro libro Vita in quarantena. E ho con me due ospiti speciali in questa zona arancione, siamo in prossimità di zona rossa perché siamo a Napoli. E vi presento Riccardo, noto artista, che ha collaborato con me alla stesura del libro. E il professor Alessandro Meluzzi, che non c'è bisogno di presentazioni, professore, salve. Ma troppo gentili, grazie. Ovviamente lei non è solo un personaggio pubblico, ma io vorrei insomma specificare a tutti che lei è prima di tutto un medico e uno psichiatra. Certo, E vero. quindi prima persona insomma che può parlare di questo. Il professore, io veramente lo ringrazio, sono molto emozionata perché per averci onorato della sua presenza oggi. Allora, Riccardo, passo a te la parola adesso. Ci racconti com'è nata l'idea di questo nostro libro? Sì, effettivamente, allora, io sono Riccardo Matlagas, qui in diretta da Londra. È un piacere essere con voi oggi. Ebbene, questo libro è nato dalla richiesta di Giuliana Attanasio, la professoressa, dottoressa Giuliana Attanasio, chiedendomi se mi interessava creare un connubio tra arte e psicologia. Scrivere qualcosa su questo particolare periodo storico. Dopo averci pensato un po', mi è parsa un'idea molto stimolante, soprattutto per il periodo di lockdown. Ho pensato, ah sì, questo è proprio un challenge, come si direbbe, da prendere. Infatti questo libro ci ha preso più o meno quasi 12 mesi. E oltre a parlare della pandemia, lockdown, i fattori psicologici che possono apportare. Abbiamo anche parlato dell'arte e abbiamo chiesto a molti contribuenti di scrivere qualcosa al riguardo. Tra i contribuenti abbiamo avuto artisti internazionali, come per esempio gli artisti storici Stellarc, Orlan, ma anche lo yogi mistico Sadhguru, o la collaboratrice di Joseph Beuys, Shelly Sachs. Quindi, oltre alla nostra stesura, le nostre idee, ci sono stati contributi di artisti internazionali che scrivevano da varie parti del mondo. Quindi, non solo un punto di vista individuale da una certa nazione, ma tanti punti di vista individuali che si sono formati insieme in questo libro. Bene, Riccardo. Allora invece, dottor Meluzzi, lei cosa ne pensa del nostro libro? Io penso che il vostro libro sia interessante per almeno, molto interessante per almeno tre ordini di ragioni. Il primo è per il suo contenuto, perché riflette e cerca di leggere in una chiave anche molto intelligente, aperta, divergente, non conformista, l'analisi e l'interpretazione di un evento che contemporaneamente, come avrebbe detto Foucault, biopolitico prima ancora che biologico, e quindi che ha messo insieme in una psico-info-pandemia tante situazioni che hanno modificato in maniera radicale, non sappiamo se irreversibile, speriamo di no, i nostri stili di vita, il nostro modo di essere, il nostro rapporto con gli altri, il nostro rapporto con il nostro corpo, il nostro rapporto con la nostra identità, il nostro rapporto con il lavoro, con la produzione, col sesso, con la famiglia, col vivere, con l'abitare. E quindi questa modificazione è una modificazione che in qualche modo rappresenta un elemento di frattura storica con il nostro passato. Ecco, bisogna risalire non alle epidemie, diciamo così, dei normali virus respiratori di questi ultimi 100 anni, ma bisogna risalire alla spagnola e forse ancora molto prima per trovare un impatto così drammatico con la società. Ricordiamoci che la spagnola fece 50 milioni di morti, come dire, non confrontabili con l'impatto biologico del coronavirus, ma credo che non produsse un effetto così drammatico sugli stili di vita e sui modi di essere di milioni di persone. Quindi questo cambiamento è un cambiamento che noi dobbiamo augurarci essere reversibile, ma che probabilmente qualcuno sogna essere reversibile per produrre delle modificazioni in cui il virus sarebbe stato soltanto un innesco, ma che hanno invece come finalità
quella di produrre cambiamenti radicali nel mondo dell'economia, degli stili di vita, della produzione, dell'urbanistica, eccetera, eccetera, eccetera. In uno dei vostri capitoli c'è un riferimento molto interessante a Spinoza, al corpo e alla cultura dei frattali. Ecco, io credo che se noi mettessimo su una mappa i puntini di tutti gli esseri umani sul pianisfero, sull'emisfero, sui due emisferi del nord e del sud della Terra e ne facessimo un moto plastico, a colori magari, vedremmo che ci sono cambiamenti radicali nei movimenti degli esseri umani nel 2010, nel 2011, nel 2012, 13, 14, 15, 16, fino ad arrivare al 2019. Ecco, il 2019 è probabilmente come se ci fosse una chiusura, una rottura, un cambiamento radicale di geografia. È come se il movimento di questa creatura, l'Homo sapiens sapiens sul pianeta, si fosse radicalmente modificato, intanto perché è rallentata, poi perché si è immobilizzata, poi perché è distanziata, poi perché la plasticità degli esseri umani, dei 6 miliardi e mezzo di esseri umani sul planisfero, probabilmente ci darebbero nel 2020, nel 2021, una geografia completamente diversa. Professore, posso interromperla? Certo, certo, come no. Ho una domanda che fa proprio al caso adesso, abbiamo parlato del passato, del presente, e avrei una domanda sul futuro. Sul libro si parla del futuro tra il mondo umano e quello digitale. Ha pensieri ulteriori al riguardo? Ma ne ho tanti, quasi tutti cattivi, nel senso che la mia sensazione è che ci sia un disegno, ma questo non perché lo dico io, ma perché basta leggere i report del Forum Internazionale Economico di Davos o le cose dichiarate dalla Fondazione Melinda e Bill Gates dal 2010 ad oggi, o le cose scritte da Elon Musk sull'interfaccia biologico-bionica tra il cervello umano e i computer e i campi elettromagnetici e i social network, per capire che questa visione, con un aggettivo che ormai detesto perché è stato usato e abusato, che è l'aggettivo distopico, ci dà la sensazione che ci stiamo avviando in una direzione pericolosissima, di un interfacciamento obbligatorio uomo-macchina, di un interfacciamento obbligatorio coscienza individuale, coscienza biologica, coscienza del bios, coscienza della zoe, con la coscienza planetaria di un pianeta dei segni elettronici, in cui la cultura del carbonio delle nostre cellule, che è bagnata, che è umida, che è analogica, che è flessibile, sembra doversi interfacciare necessariamente ed essere dominata dalla cultura del silicio, dei 5G, dei campi elettromagnetici, e quindi con una limitazione radicale delle nostre vite, della nostra libertà, del nostro modo di essere, e quindi un cambio controevolutivo dell'uomo. Cioè la storia delle specie viventi è sempre andata in una direzione di evolutività, e questa evolutività era fatta innanzitutto per aumentare la libertà degli individui. La mia sensazione è che invece tutta questa finta evoluzione vada nella direzione di limitare, non di far crescere la libertà degli individui. E quindi, prego. Scusi, se l'ho interrompo. No, no, prego, prego, finito. Vada avanti, preferisco che lei mi faccia le domande velocemente. Non crede che comunque ci possa essere anche un lato positivo? Perché comunque l'essere umano in un certo senso trova sempre una via d'uscita. Questo è quello che è sempre successo nella storia dell'umanità. Cioè la parola crisis in greco vuol dire crisi, ma vuol dire anche trasformazione, vuol dire financo occasione. Quindi io mi auguro che la cultura del carbonio bagnato, la cultura delle cellule, la cultura dell'umido prevalga ancora una volta sulla cultura del rigido digitale, del bit, del bianco nero, del computer. E quindi che ancora una volta l'uomo, in forza della sua imperfezione, in forza della sua perfettibilità, in forza della sua vitalità irriducibile, possa sottrarsi anche a questa sfida di controllo. Per il semplice fatto che non si è ancora trovata la possibilità di fare un'intelligenza artificiale basata sul silicio, dal tempo del test di Turing, dal tempo degli studi di Wiener, di grandi informatici, di Hofstede, eccetera, per il semplice fatto che nessuno sa che cos'è la coscienza, con precisione. Perché la coscienza non nasce dalle cognizioni, ma nasce dalle emozioni. E quindi, siccome nessuno è stato in grado di creare delle emozioni artificiali in un sistema artificiale, si deve ricorrere alla fantascienza del computer del 2001 di Odissea nello spazio, di HAL, oppure dei replicanti di Blade Runner. Ci bisogna entrare nello spazio dell'arte, del cinema, per trovare delle culture di silicio che hanno delle emozioni. Mentre invece la nostra parte cognitiva, la nostra parte linguistica,
la nostra parte digitale viene in realtà da umidissime ed arcaicissime emozioni che hanno le nostre radici, che hanno le loro radici nel nostro secondo cervello, che è localizzato nella pancia, nell'intestino, ancora prima che nel cuore. Quindi c'è un'intelligenza del cuore che capisce cose che la mente del cervello non capisce, c'è un intestino che è anche un cervello e che sente delle visceralità che nel nostro cuore e nella nostra mente possono conoscere. Infatti, professore, c'è un termine in inglese, si dice gut feeling, I have a gut feeling, no? Quindi è perfetto. Molto bello. Professore, scusi, no? Cioè, lei mi parlava proprio di questa emozionalità, no? Perché noi in questa società ci siamo quasi anestetizzati. Sì, cioè, sì. Anche la mascherina stessa, no? Non ci fa esprimere più le emozioni. E sì. Lei cosa ne pensa di bambini che comunque crescono in quest'epoca? Quali sono gli effetti psicologici? Ma è una domanda che mi è stata fatta tante volte. Certamente non possono che esserci danni, probabilmente anche irreversibili. C'è un bambino privato dal contatto, privato del gioco, privato dell'espressività, privato della comunicazione, come dire, ridotto a un piccolo robot che si vorrebbe controllabile come un algoritmo, e che è un bambino che viene menomato non solo della sua infanzia, non solo della sua, diciamo così, dimensione di sviluppo e di relazione interpersonale, ma che è privato anche degli strumenti con cui tradizionalmente il corpo umano, il cervello umano si è servito per evolvere. Quindi i contatti, le carezze, le vicinanze, i baci, gli abbracci, il respiro libero, l'espressione del volto, la fisionomica, la gestualità, la prossemica, sono tutte cose che oggi vengono mutilate. E quindi questo bambino mutilato, inscatolato, rinchiuso, represso, certamente non gode di condizioni evolutive favorevoli. Però anche qui confidiamo nella resilienza e nella eterogenesi dei fini, no? Perché a volte succedono anche delle cose che non dovrebbero succedere. E qualche volta, come nelle nozze di Cana di Gesù, la botte d'acqua riesce a dare un vino che non ha. Quindi confidiamo che anche stavolta l'umano faccia un miracolo di generosità. E mentre invece, dottore, secondo lei invece risvolti psicologici negli adulti? Beh, negli adulti ce ne sono come nei bambini, in una scala un po' diversa, nel senso che gli adulti hanno avuto perlomeno l'avventura di sperimentare il mondo com'era. E quindi forse mentre i bambini sono più disorientati, tendono a sviluppare di più delle reazioni di tipo fobico-ossessivo o di depersonalizzazione, come dire, di rottura delle funzioni dell'io, quindi una specie di autismo sociale, un po' come diventassero tutti dei bambini Asperger, no? La beautiful mind, gli adulti che hanno la memoria del mondo bello com'era non possono che sviluppare una reazione depressiva, per perdita, per abbandono, per lutto. Esatto, infatti c'è stato un aumento dei suicidi. E non può che essere così, ce ne sarà, e probabilmente ce ne sarà ancora di più, e non solo per i crescenti fallimenti economici, familiari ed esistenziali, ma direi proprio per una sindrome di depauperamento dell'umano. Certo, l'essere umano che comunque adesso vive nella paura per superare l'angoscia della morte, certo. E qui non vive. Cioè, notoriamente vivere fa morire, non si esce vivi dalla vita, quindi la paura della morte, che è un sentimento spiegabilissimo e anche per certi versi giustificabile, dovrebbe fermarsi laddove la paura della morte diventa superiore alla paura e alla necessità di vivere. Quindi se la vita non c'è più, come dire, siamo già morti anche se siamo ancora vivi, e se accettiamo da vivere da morti mentre siamo ancora vivi, evidentemente già siamo morti. Quindi non è una buona scommessa, non è un buon calcolo, neanche in termini utilitaristici, soprattutto in una rappresentazione delle cose in cui questa morte da morti viventi ci priva ancora prima che del piacere, ancora prima che del rapporto, ancora prima che dell'empatia, ancora prima, come dire, che della possibilità di godere di quelle cose che prima godevamo, della funzione delle funzioni, che è la libertà. E l'uomo senza la libertà diventa un robot, diventa uno zombie, diventa un morto vivente. Esatto, per non parlare di questi ripetuti lockdown, dell'isolamento forzato, della distanza sociale. Credo che purtroppo anche qui credo che siamo solo all'inizio, perché non è soltanto un problema virologico, non è soltanto un problema immunologico, non è soltanto un problema di respirazione, non è soltanto un problema di polmoniti, ma purtroppo è un problema geopolitico. Cioè questa epidemia
che viene da chissà dove e va chissà dove, è stata comunque utilizzata molto sapientemente da qualcuno per preparare l'avvento di un mondo nuovo alla Huxley, peggio ancora che alla Orwell, nel quale, come dire, tutto ciò che noi consideravamo umano dovrà essere superato da una dimensione postumana, come dicono loro, transumana. E questo è terrificante. Infatti il concetto di salute non è solo l'assenza di malattia. No, ci mancherebbe altro. Direi che non si può parlare di salute in presenza di limitazione dell'espressività umana. Cioè, se io vivo ibernato in una tomba, non posso chiamare questa cosa vita, neanche se non mi sto ancora decomponendo. Io vorrei citare, diciamo, il processo della scrittura del libro. Per me è stato molto positivo, perché in pratica I took advantage, cioè quindi ho approfittato della connessione digitale, il network, per mettermi in contatto con tutte le persone che ho conosciuto durante i miei viaggi professionali. Ed è stato molto anche veloce ed efficace. In un certo senso ho creato e ho sentito connessione, anche se ovviamente avevamo anche se a distanza, certo, infatti hai creato un network. Questo, diciamo, l'ho vista come una cosa positiva, in un certo senso anche adesso abbiamo la possibilità di connetterci e parlare in questo certo. determinato istante da varie parti del pianeta, giusto? Certo. È tutto questo grazie a questa iniziativa, diciamo, nel caso la dottoressa Attanasio mi ha chiesto di scrivere insieme questo libro e ovviamente interpellare altre persone, altri professionisti. Io ho un'altra domanda, professore, se posso. Sì, certo. Cosa ne pensa del connubio tra arte e psicologia? Ne penso tutto il bene possibile, perché, come dire, sia l'arte che la psicologia si occupano da angolazioni diverse di una stessa cosa, in definitiva, che è lo spirito umano, le sue direzioni, i suoi moventi e i suoi esiti. La psicologia lo fa con un tentativo di linguaggio scientifico, dico tentativo perché è una scienza giovane e quindi direi che le sue risultanze sono ancora parziali e modeste. Però certamente la psicologia è già una chiave importante per capire come funzionano le nostre paure, come funzionano i nostri desideri, come funziona la nostra vita vegetativa, come funziona la nostra coscienza, la nostra autocoscienza, e lo fa con un linguaggio che è a ponte tra quello della biologia, della chimica e della filosofia. L'arte invece direi passa direttamente all'atto, pur essendo preceduta nel suo momento di ispirazione da un momento riflessivo ed autoriflessivo, l'arte poi diventa pura azione, sia che si tratti di pittura, sia che si tratti di scultura, quindi qualcosa di fisico, di corporeo, sia che si tratti di musica o di poesia, c'è sempre un oggetto della creazione che fa dell'artista un artifex. Quindi mentre lo psicologo è un interprete, mentre lo psicologo è un lettore, mentre lo psicologo è un aido, l'artista è qualcuno che dovendo creare necessariamente produce fatti. Lo psicologo produce interpretazioni, ma il loro spazio d'azione ripete lo stesso. Vorrei aggiungere anche, per esempio, il ruolo del performer è anche un po' sciamanico come ruolo. Quindi lo credo di sì, proprio, certo, è un atto creatore, oltre che creativo. E quindi c'è tutta questa, c'è come un sentimento che ti passa dentro, no? E quindi sentire tutta la psicologia, tutta la filosofia, tutto il mondo ti passa dentro. Magari è difficile da. Sta succedendo nel performer. È un sentimento profondamente generativo, ecco, direi che la parola giusta è la parola generatività. Mi piace. E quindi la generatività è qualcosa ancora diverso dalla creatività, è qualcosa ancora diverso dalla costruttività, perché è un po' come un parto, come la generazione di un bambino nell'utero di una donna, è come qualcosa di fecondo nel quale emergono cose che prima proprio non c'erano, non esistevano e che sono state create, come dire, come nell'atto della creazione di un nuovo essere vivente. Infatti esiste una trasformazione sia nell'arte, nei media artistici, ma anche nella psicologia, cioè c'è una crescita, c'è un'apertura mentale, c'è un'apertura corporea, un modo diverso di vivere.
queste sono cose che per me questo è quello che ho provato quando ho cominciato a scrivere questo testo insieme a Tanasio. Certo. Professore, un'ultima domanda. E secondo lei come cambierà la nostra vita dopo questa pandemia? Beh, io ovviamente non avendo una sfera di cristallo non sono in grado di dire come cambierà. Posso dire, secondo me, quali sono le linee di forza, i parallelogrammi di forza che si compongono e in quale direzione potrebbero andare. Beh, l'ipotesi più favorevole è che finita la fase acuta, risolto un po' il problema dei contagi, risolto un po' il problema delle morti, che non sono certamente, come dire, l'aspetto più clamoroso di questa vicenda, perché ci sono state e ci sono cause di morte, come dire, più diffuse e tuttora assolutamente trascurate, come quelle di accidenti cardiovascolari non più diagnosticati, tumori non operati e non curati, in cui anche quando andiamo a vedere l'incremento del numero di morti del 2020 dovremmo poter distinguere quali sono le vere cause di morte. Quindi attribuire a questo virus tutto questo incremento è un sicuro errore. Quindi direi che, pur non minimizzando la presenza di un problema che c'è, gli effetti che questo problema ha avuto sulla nostra vita, sulla qualità delle nostre vite, sui nostri stili di vita, sul nostro lavoro, sulla nostra vita, sulla nostra economia, è certamente sproporzionato. Quindi un'illusione che tutto questo, finita questa fase acuta, possa ritornare com'era. Ma gli stessi gestori della comunicazione in questo momento ci dicono che mai più nulla dovrà tornare come prima, che nel frattempo si dovrà fare il grande Great Reset. E nel grande Great Reset dovranno cambiare i nostri modi di abitare, di vivere, di produrre, di lavorare, di distanziarci, di viaggiare. E quindi il pericolo è che anche dopo questa pandemia non ci sia mai un vero dopo, ma ci sia un dopo nel quale in realtà questo dopo è già disegnato e in un altrove, e questo mondo così come si disegna non mi piace affatto, perché è un mondo iperdistanziato, è un mondo tecnicizzato, è un mondo spersonalizzato, è un mondo dirigistico, è un mondo represso, è un mondo ipercontrollato, e quindi è un mondo impoverito, non soltanto di denaro ma anche di relazioni. E quindi il rischio è che noi andiamo verso una realtà appunto distopica, un po' come in un film fantascienza, di brutto film di fantascienza e di una brutta storia. La speranza è l'ultima a morire. Spes ultima dea, no? Come dicevano i latini. Sì. Comunque io il suggerimento che posso dare a tutti in conclusione è di leggere questo bellissimo libro, perché è un libro che veramente merita di essere visto, merita di essere letto, merita di essere letto con attenzione, merita di essere meditato, aggiungerei merita di essere studiato, proprio perché è talmente profondo in alcune sue pagine che merita di essere studiato con quell'attenzione che si riserva a dei testi, come dire, di grande spessore, anche didattico, spirituale, filosofico, artistico. E quindi compratelo, leggetelo, non lo dico così, anzi questi ragazzi mi hanno fatto l'onore di volere una mia brevissima prefazione e ne sono molto orgoglioso, e credo, come dire, che Vite in quarantena, prospettive internazionali del Covid tra psicologia ed arte possa diventare un grande must, un libro de chevet da tenere sui nostri comodini e nelle nostre borse con cui ci aggiriamo per delle città spopolate, come un elemento di arricchimento in un momento invece di triste impoverimento della condizione umana. Grazie, prof. Bene, grazie a voi. Buon lavoro e buona creatività artistica e psicologica. Buona serata. Grazie, prof. Buona serata.